La Toscana ha passato un momento di grande difficoltà inizio settembre per la mancanza di sangue. Gli ospedali hanno rischiato di dover rinviare alcuni interventi, ma gli appelli fatti negli ultimi tempi da associazioni, ASL, istituzioni e Regione Toscana hanno dato buoni risultati e le donazioni sono cresciute. E questa mattina a dare l'esempio è stata l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi, che si è presentata al centro di raccolta Avis a Firenze e ha donato il sangue. È necessario che le persone con generosità donino il proprio sangue, è un gesto assolutamente indolore, anzi si ha la possibilità anche di fare un check-up sulla propria salute e quindi davvero con la testimonianza stamani rinnovo l'appello a donare il sangue e il plasma perché senza questo l'attività sanitaria si fermerebbe. Sono stati molti i cittadini che sono andati a donare tra donatori abituali e nuovi. La situazione di emergenza piano piano sta migliorando, ma non bisogna abbassare la guardia perché il sangue non si fabbrica e ce n'è sempre bisogno. Abbiamo bisogno di nuovi donatori. Noi come associazioni di volontariato facciamo l'appello alla donazione sangue, ma il, mi il miglior testimone è proprio il donatore. Quindi appello ai donatori di portare con sé nuovi donatori nei vari servizi trasfusionali. Contattate l'Avis, contattate le associazioni di volontariato perché abbiamo bisogno di voi.